Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo la lettura angelica valida dal 18 al 25 luglio 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte, le carte dell'Arcangelo Michele di Dorin Virtù, le carte della guarigione con le fate sempre di Dorin Virtù, stampate da My Life in Italia, e poi abbiamo le carte degli unicorni. Faremo tre gruppi, tre letture diverse, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo gentilmente durante la preghiera che andremo a fare adesso di chiedere ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, alla vostra anima, qual è la risposta giusta per voi, ok? A, B o C. Ora iniziamo con una preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli della coscienza dell'Arcangelo Michele e vi chiedo con amore di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, sintonizzandoci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Aiutateci a eliminare l'ego, aiutateci a uscire dalla paura e connetterci con l'amore più puro e grande. E vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la verità, la saggezza, l'integrità e l'amore più puro e vero di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, chiedo guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. E così è. Ok, iniziamo con le carte dell'Arcangelo Michele. Vediamo un attimino il gruppo A, la carta per il gruppo A, cosa esce per questa nuova settimana. Eccola qua. Sii gentile con te stesso e con te stessa. Gruppo A. Vediamo il gruppo B. Eccola qui. Ci pensa Dio. Ok. Vediamo un po' il gruppo C. La tua casa è protetta dagli angeli. Bene, andiamo con le carte delle fate. Eccola qui. Ridi. Questo gruppo ha un invito veramente alla gioia. Prendetevi cura di voi stessi. Una relazione romantica per il gruppo B. Vediamo il gruppo C. Eccolo qua. Esercizio fisico. Interessante. Ora vediamo le carte degli unicorni. Eccola qua. Gruppo A, da ballare, assolutamente, un invito alla gioia per il gruppo A. Vediamo un po'. Gruppo B. Eccolo qui. Vite precedenti, bene, 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 questa è una lettura importante per il gruppo B. Vediamo il gruppo C, eccola qui, è saltata fuori, flusso. Ok, vediamo un po', iniziamo col gruppo A.
Allora, l'invito da parte degli angeli e dell'arcangelo Michele è un invito a sintonizzarsi nelle frequenze della gioia, dell'amore, della felicità, lasciare andare i problemi, uscire dal caos della mente, prenderti cura di te stesso, di te stessa, sii gentile, amorevole con te stesso e con te stessa, parlati con parole di gioia, con parole potenzianti, con parole d'amore. Un suggerimento è anche quello di fare affermazioni positive, non essere severo, non essere severa con te stessa, non ha senso tutto questo. Sei invitato veramente a avere armonia col tuo corpo, con la tua persona, con la tua anima. Ridi di più, guarda dei film comici, guarda qualcosa che ti fa ridere, insegui le tue passioni, i tuoi hobby, ridi di cuore. Hai bisogno veramente di sintonizzarti nella frequenza della gioia e lasciare andare tutto ciò che ti sta impedendo di essere in armonia. Ecco, un'altra cosa, potresti ballare, ascolta musica anche a casa. Se non vuoi andare in discoteca, balla con la musica in casa, hai bisogno di sfogarti, hai bisogno di ridere, hai bisogno di far salire sulle frequenze perché grandi cose arriveranno a te se tu sei nella gioia, se tu sei col cuore aperto alla ricettività e all'abbondanza. È importante vibrare nella frequenza dell'amore più puro. Quindi questo è un invito alla gioia da parte degli angeli e dell'arcangelo Michele. Ok, passiamo al gruppo B. Ci pensa Dio. Molto probabilmente stai pregando per una data situazione. In alcuni casi ci sono persone che stanno pregando per incontrare la persona giusta, per incontrare l'anima gemella o per risolvere magari anche questioni, magari c'è stato un conflitto, un litigio, sono cose risolvibili, basta pregare e mettere tutto nelle mani di Dio, va bene? Assolutamente. Una nuova relazione romantica o una riconciliazione nel rapporto d'amore che c'è tra te e il tuo partner. Questa è l'energia giusta per te, per il nuovo amore, per la crescita di un vecchio amore. Le vostre anime sono in sintonia, le vostre anime si sono già conosciute, ok? Quindi è un discorso karmico che deve essere rilasciato. Questo non vuol dire che una relazione karmica, questo vuol dire che se hai avuto dei conflitti, non preoccuparti, le cose andranno per il meglio, in quanto il vostro amore è un amore guidato dagli angeli, un amore guidato dall'alto. Quindi assolutamente questa persona è la persona che fa cantare il tuo cuore di gioia, è la persona che ti aiuterà nel tuo percorso di vita, è la persona molto probabilmente giusta per te e per il tuo massimo bene. Quindi se avevi paura, se avevi dei dubbi, lasciali andare, ok? Se ancora non hai incontrato nessuno, molto probabilmente dovresti uscire di più, anche a fare una passeggiata, fare la spesa, perché è l'energia giusta per incontrare qualcuno di importante nella tua vita, ok? Si parla di amore romantico, di relazione romantica, buone probabilità per nuovi incontri, ok? Bene, passiamo al gruppo C. Allora, gli angeli stanno dicendo che le tue preghiere stanno funzionando, la tua casa, i tuoi cari, voi siete protetti dagli angeli, da Dio. Continua a pregare per la protezione, è molto importante, però devi stare tranquilla, sei al sicuro. È un invito a fare esercizio fisico per metterti in forma, ma soprattutto per, come dire, per scaricare lo stress, l'ansia e le paure, per lasciare andare il passato, per aumentare il tuo potere personale e spirituale, anche di manifestazione dei tuoi sogni e obiettivi, con energie alte, con le energie giuste, riuscirai meglio a realizzare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. È tutto nel flusso, c'è una grande energia a tuo favore. Sì, assolutamente, sta arrivando un felice, come dire, risultato. Va bene, assolutamente, cerca di
di avere aspettative positive, tutto andrà per il meglio. Questa situazione è ormai risolta, gli angeli ti stanno proteggendo, gli angeli e Dio ti stanno vegliando su di te, tutto andrà per il meglio, in quanto questa settimana l'energia è molto molto potente per tutti voi, sono energie di manifestazione molto potenti, approfittate per pregare, per fare affermazioni positive, perché assolutamente sono ener le energie giuste che vi aiuteranno a manifestare più velocemente i vostri sogni e i vostri obiettivi. Bene, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la guarigione sulle altre persone con l'utilizzo delle nuove frequenze di luce. Di persona, se siete in Sardegna, io mi trovo ad Alghero, a distanza per chi si trova in altre parti d'Italia o del mondo. Va bene, mi occupo anche di facilitare le letture angeliche con le carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele. Ok, volevo ricordarvi che la classe del percorso di coaching per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce partirà martedì 19 luglio 2022, 3 posti disponibili. Mi raccomando, e c'è una fantastica promozione proprio per te che mi segui su YouTube. Contattami se sei interessato. Sono 9 settimane di percorso. Imparerai tutto sulle nuove frequenze di luce, come connetterti, come interagire con esse, come facilitare la guarigione su te stesso e sugli altri. Imparerai tutto sul Logos Healing e riceverai anche da parte mia 3 sessioni di guarigione, un pacchetto super completo, una promozione super speciale solo per te che mi segui su YouTube. Quindi ripeto, solo 3 posti disponibili. Per chi invece vuole vivere l'esperienza dal vivo, di persona, vuole vivere l'esperienza delle nuove frequenze di luce in persona, il nuovo percorso, il nuovo seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce sarà nel weekend del 29 e del 30 ottobre 2022. Per chi è interessato a fare un full immersion di 4 giorni, allora partirà da sabato 29 ottobre a lunedì, martedì, scusa, martedì 1 novembre, ben 4 giorni sotto immerso, immersa nelle nuove frequenze di luce. Un percorso super completo dove riceverai anche, se non l'hai già ricevuta, la tua connessione al sé superiore personale. La connessione al sé superiore personale può essere ricevuta solo di persona. Se non sei interessato al seminario, ma vuoi ricevere la connessione al sé, puoi anche fare questa. Puoi anche decidere di ricevere la tua connessione, ma devi prenotarti in tempo perché i posti sono limitati, va bene? Volevo ricordarvi, se volete imparare a connettervi con gli angeli, con l'arcangelo Michele attraverso i suoi insegnamenti, abbiamo il corso online con lezioni scaricabili e presto ci sarà un seminario dal vivo in presenza verso gennaio-febbraio 2023. Quindi per piacere, per qualsiasi domanda, per qualsiasi informazione, se sei interessato anche a fare un percorso di coaching con Logos Healing per eliminare blocchi, paure, sistemi di credenze limitanti, sono veramente tanti i servizi che Connessione Angelica offre attraverso di me e i membri del mio team. Quindi non esitare a contattarmi. Il mio numero è 340 950 0840. Io vi saluto, vi abbraccio, buon weekend e buon inizio di una nuova settimana. Un bacione a tutti, ciao ciao!